Cecilia Dazzi, La Porta Rossa 2 torni. Che cosa dobbiamo aspettarci in questa seconda stagione? Quali saranno le evoluzioni del tuo personaggio, se ci saranno ovviamente? Allora, cosa dovete aspettarvi? Non ve lo dico neanche sotto tortura, però la mia evoluzione sarà una ricerca di tornare a vivere, di riconquistare mia figlia, di non avere più paura, di superare il passato. E chissà se ci riuscirò. Ma sei sempre un po' cupetta, diciamo così, oppure invece troveremo un'altra Eleonora? Allora, Eleonora, questa volta il Carmine Lia, il regista, mi ha detto: ti ricordi quello che hai fatto nella prima serie? Ecco, cancella tutto. Questo è un altro personaggio, un altro proprio completamente. Addirittura ha una blusa, camicia rossa che usa. Non vuole avere paura. Ecco, non vuole avere paura. Non è detto che non ce l'abbia, però anche là ha da superare diversi test di sopravvivenza. Però il cambiamento è un cambiamento vitale. Ecco. Che cos'è che secondo te affascina tanto di questa serie, appunto, che ha riscosso tanto successo, arriva una seconda stagione, affronta dei temi interessanti e inusuali, se vuoi, no, per la televisione nostra? No, ha dei temi coraggiosi. Diciamo che questa serie è come se non avesse paura dei difetti, non avesse paura cioè, i personaggi non sono perfetti, hanno tutti qualcosa di, tra virgolette, brutto, che però è quello che li rende belli: delle durezze, delle sgarberie, delle pocaggini. Però forse è questo che fa piacere vedere. E, oltre al fatto che è girata tutta di notte, ed è veramente girata di notte, quindi questo dà quell'aria livida e stralunata a tutti noi, compresa la troupe, eravamo tutti stremati. Legata invece alla questione del paranormale, no? Tu vedi fantasmi, qual è il tuo rapporto personale come Cecilia, no? Con questo mondo? Ci credi, non ci credi? Sai, il tema della Porta Rossa, dell'aldilà, è una cosa, forse è una speranza, cioè, mi piacerebbe sapere che ci sono delle entità che rimangono e stanno con te, ma mi seguirebbero anche al bagno? Anche di notte in camera da letto? No, dai. Però comunque io, se devo pensare a delle entità che sono sulla terra, le penso sempre buone, non penso che possono essere delle... non vedo la proiezione della cattiveria in queste cose, cioè non ho mai avuto prova, non l'ho mai cercata, non ci ho mai creduto, dai. L'ultimissima domanda invece, siccome prima parlavamo appunto di fare un'intervista in stile Marlene Dietrich, un po' la ricordi con questo look, questi capelli, ti piacerebbe interpretarlo, oppure c'è un personaggio del passato, una donna, una figura femminile che ti piacerebbe interpretare a teatro o in televisione? Beh, guarda, io sono... mi è sempre piaciuta tanto Anne Bancroft, tutte attrici che fanno un po', che sono Shirley MacLaine, cioè sono delle buffe con una Judy Holliday, che è stata un lampo nella storia del cinema, ma era faceva la stupida con un'intelligenza diabolica. Mi piacerebbe, nel senso che ci sono delle sceneggiature del passato che mi hanno innamorato tanto, si dice? Lo penso, mi hanno innamorato, le ho subite, chissà, forse torneranno delle sceneggiature di quel tipo, così intense, leggere, ma anche profonde.